was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Citato, vanno tenute presenti anche le riserve energetiche delle due squadre. Sì, peraltro la Roma non ha giocato in campionato, come tutti sanno c'è stato lo shock. Intanto Carboni, e c'è la deviazione, proprio lui, il delirio, sotto la curva asciutta, si è tolto la maglia Giannini, e poi c'è chi non crede alle favole, è un principe che ha preso sotto braccio la sua Roma, non ha sbagliato praticamente un pallone, si è tolto la soddisfazione di un gol importantissimo. Ora sfida chiaramente le ire dell'arbitro che probabilmente lo ammonirà, però è troppo importante per lui questo gol, vale certamente un cartellino giallo. Rivediamo ancora la prodezza di Giuseppe Giannini, non nuovo a imprese del genere, amato, contestato, ma sempre lui. E si può dire una cosa, comunque andranno a finire le cose, che la Roma in questa serata splendida dell'Olimpico ha ritrovato l'amore del suo pubblico, ha ritrovato un protagonista nel suo capitano. Rivediamo la punizione di Carboni, la mediazione di Giannini con Annoni che peraltro ha rischiato il fuorigioco, che c'era proprio sulla traiettoria. Comunque Roma 2, Slavia Praga 0, ora si sta rimettendo la maglia Giannini, il principe.